Nella gestione dell'impresa, la movimentazione delle risorse da un punto ad un altro è fondamentale per poter effettuare la valutazione dei costi. Il movimento è appunto l'operazione che consente di spostare delle risorse dai punti in cui sono presenti agli opportuni punti di scarico. Per effettuare la registrazione di un movimento, basta selezionare il punto su cui scaricare la risorsa da movimentare. Ad esempio, un sottocantiere della nostra nuova commessa. Quindi, dal menu locale o dal menu del bottone Azioni, selezioniamo l'opzione Inizia movimenti. Appare la finestra Documento contabile ed automaticamente il programma ridimensiona e posiziona la finestra dell'archivio, per consentire di effettuare agevolmente le operazioni di registrazione. La finestra Documento contabile riporta descrizione e codice del punto di scarico selezionato e presenta due sezioni, Documento e Movimenti. Nella sezione Documento troviamo i seguenti campi: data, numero e descrizione, ed il list box tipo, nel quale sono elencati tutti i documenti definiti nell'editor del nodo Tipologia documenti contabili della vista Rilevazione costi. La sezione Movimenti presenta una griglia nella quale vanno riportate le risorse da movimentare. Nella griglia ogni risorsa occupa un singolo rigo. Subito sotto la griglia viene riportato l'importo complessivo, totale documento, delle risorse movimentate nella finestra. Sotto